Siamo alla Chiocciola di Portici con Luca Trapanese, che sta per presentare il suo libro Non chiedermi chi sono, edizioni Salani. Un libro che parla di amicizia, la storia tra Livio e Vittorio. Ma vuoi introdurci tu in questa storia di amicizia, di solidarietà, di diversità? Sì, è un libro che ho voluto scrivere perché parla sicuramente di amicizia, ma parla anche di un tema molto attuale, cioè il disagio mentale. Vittorio è un ragazzo che in seguito ad una serie di eventi nella sua vita perde il senno, un ragazzo che ha un forte disagio mentale e si trova completamente solo, circondato da una famiglia che non ha gli strumenti per aiutarlo, da una società impreparata, e arriva Livio così per caso ad aiutarlo senza saperlo e senza avere nemmeno le capacità. Da questa amicizia nasce un percorso faticoso ed è una storia che parla ancora di quello che manca nella società per accompagnare le persone che hanno problemi mentali, soprattutto le loro famiglie. La devianza mentale, che poi diventa devianza sociale, secondo te, che se sei così aperto e interessato a queste tematiche, tanto da scriverne un libro, come può contrastarsi? Perché poi in fondo è anche una questione di mentalità, oltre che di azioni politiche concrete. Parlandone, per questo ho deciso di scrivere un libro. Le persone fanno ancora fatica a capire chi è disabile e chi è malato. Le risposte per la disabilità sono univoche e quindi non rispondono alle esigenze di tutti, e quindi abbiamo bisogno assolutamente di fare cultura. Noi abbiamo sempre affrontato la disabilità solo da un punto di vista socio-sanitario e mai da un punto di vista culturale, cioè entrare nelle persone, spiegare, far capire che al di là della disabilità c'è prima la persona. Nelle tue presentazioni hai modo di incontrare tante persone, quindi di affrontare tanti temi, e questo in quest'ultimo periodo. Le persone come ti sembra reagiscano? Sono pronte? Sono aperte? Hanno delle difficoltà a comprendere questa tematica? Le persone hanno delle difficoltà a comprenderle, però poi quando se ne parla si aprono delle porte. Quindi è questo quello che occorre in questo momento, parlarne, proprio perché c'è chi è lontano ma ha bisogno di essere avvicinato a un mondo come quello della disabilità. La diversità è qualcosa che ci avvicina o ci allontana? La diversità oggi ci allontana, perché siamo per forza alla ricerca dell'omologazione, dobbiamo essere tutti uguali, no? E ci fa paura quando qualcuno è diverso. Invece la diversità è una grande ricchezza, una grande opportunità. In fondo la normalità non esiste, siamo tutti diversi. Allora bisogna proprio rieducare le persone alla diversità. Ultima domanda, cos'è per te la scrittura? Una domanda che pongo a tutti gli autori. È un modo per parlare, per far conoscere e per avere uno strumento per poi arrivare alle persone. Grazie, sei stato gentilissimo. Ciao.